Preghiamo i signori viaggiatori di salire a bordo del treno, muniti di carta igienica. Si preannuncia un viaggio di merda. Grazie. Il treno Eurostar 874 di Trenitalia, delle ore 10.40, proveniente da Milano Centrale, dovrebbe arrivare. O meglio, dovrebbe essere partito. 5.8 delle ore 6.45, effettua un viaggio a senso solo, senza ritorno, se non in volo. Senza fermate né confini, solo orizzonti, neanche troppo lontani. Ci scusiamo per il disagio. Trenitalia informa che non è vero che i treni sono sempre in ritardo. Le coincidenze infatti sono sempre puntuali, tant'è vero che voi non riuscite mai a prenderle. Attenzione! Si avvisa la gentile clientela che per migliorare il servizio e ridurre i ritardi, Trenitalia ha pensato bene di portare indietro gli orologi di una decina di minuti. Annuncio cancellazione treno. Il treno espresso delle ore 8.30 oggi non sarà effettuato a causa di un guasto alla macchinetta per il caffè. Ci scusiamo per il disagio. Il treno regionale per Milano porta vittoria, di sicuro non porta sconfitta. Il treno in arrivo al binario 1 non fa servizio viaggiatori. Ma allora, se non fa servizio viaggiatori, come fanno ad esserci dei passeggeri a bordo? Questo è un mistero. Il treno S5 proveniente da Varese è diretto a Pioltello Limito, viaggia con circa 5 minuti di ritardo, ma sta recuperando un secondo al giro e tra poco effettuerà il pit stop. Attenzione! Si rammenta che è vietato sgonfiare le ruote dei treni ed apporre multe ai treni per divieto di sosta. Annuncio ritardo. Il treno suburbano S6 delle ore 8.23, proveniente da Novara, è diretto a Milano Rogoredo, viaggia con un ritardo imprecisato, causa dirottamento ferroviario. Il treno S6, 10, 6, 5, 9, di Trenitalia, per Novara, è pronto al M. No, pardon. Mi sono sbagliato. Dato che nei binari ci sono gli scambi, deve essere stato uno scambio di treno. Attenzione! Mosconi in arrivo al binario 1. Incazzarsi dalla linea gialla. Il treno S5 delle ore 19.21, proveniente da Pioltello Limito, è diretto a Varese, viaggia con circa 15 minuti di ritardo. In realtà, il treno è fermo senza motivo a 300 metri da qui. Attenzione! Si avvisa la gentile clientela che il 30 febbraio e il 31 febbraio non partirà nessun treno a causa dell'inesistenza di suddetti giorni nel calendario. Ro, stazione di Ro, il treno suburbano S5 per Varese è in partenza dal binario 2. Ferma in tutte le stazioni, escluso Tamoil, Esso, Total, Mobil 1, Repsol, Shell, Shelby Power, Agip, AP. Greco Pirelli, stazione di Milano Greco Pirelli, il treno in arrivo al binario 2, termina la corsa. I viaggiatori diretti a Milano Porta Garibaldi dovranno attendere altri 45 minuti. Lo so, posso capire la vostra rabbia, ma non è colpa mia se questi signori fanno gli orari col culo. Se pensate poi che il tragitto è di soli 6 minuti, c'è da infuriarsi sul serio. La cosa assurda, poi, è che mi ritrovo tutto il tempo ad annunciare treni provenienti da Milano Porta Garibaldi, per Lecco, Bergamo, eccetera, ma questi treni non tornano mai indietro. Il treno S5 per Varese è in partenza dal binario 2. Anzi, no, scusate, è già partito da un po', vedete, non è colpa mia, è solo che Trenitalia è in ritardo anche negli annunci. Attenzione! È vietato oltrepassare la linea gialla in attesa dei treni. Per come l'ho detto, sembra che sia la linea gialla che stia aspettando i treni. Il treno regionale 17 delle ore 17.17, proveniente da Fortunato, è in arrivo al binario 17. Attenzione! Si rammenta che è vietato mettersi le mani sulle palle. Attenzione!
si avvisano i signori viaggiatori che viaggiare senza biglietto o con biglietto non convalidato provoca una sanzione di importo minimo di 25 euro. Ora, facendo due conti, un abbonamento da 20 km costa 35 euro. Quindi, dal momento che si viene controllati al massimo una volta al mese, è più conveniente la sanzione rispetto all'abbonamento. Annuncio cancellazione treno. Il treno suburbano S5 delle ore 7.39, proveniente da Varese, è diretto a Pioltello Limito, oggi partirà con i cancelli al posto delle porte. Il treno del tempo Out of Time di Trenitalia, proveniente dal passato e diretto al futuro, è in arrivo al binario 26. Attenzione! Libici in arrivo al binario 26. Il treno regionale per Milano Centrale è in partenza dal binario 3, invece che dal binario 3. Non sono previste fermate intermedie, oggi ferma anche a... Attenzione! Treno funebre in arrivo al binario morto. Allontanarsi dalla tomba gialla. Il treno funebre 4-7 di Trenitalia, delle ore tragiche del destino, proveniente dall'obitorio, è diretto a Miglior Vita, è in arrivo al binario morto. Ferma in tutti i cimiteri. Annuncio cancellazione treno. Il treno dei desideri, delle ore 21.15, in onda questa sera su Rai 1, oggi non sarà trasmesso a causa di dissenteria della conduttrice. Attenzione! Avvisiamo i clienti di non lasciare incustoditi i propri bagagli e di prestare attenzione agli effetti personali. Ma da quando un pendolare ha dei bagagli? Na! È arrivato l'arrotino. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne! È arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Aggiustiamo gli ombrelli, l'ombrellaio, donne. Ripariamo cucine a gas. Abbiamo i pezzi di ricambio per le cucine a gas. Se avete perdite di gas, noi le aggiustiamo. Se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas. Lavoro subito, immediato. È arrivato l'arrotino. Ok, scusatemi per questa breve parentesi, ma ho bisogno di arrotondare un pochino le entrate. Del resto, chi meglio dell'arrotino arrotonda? Cerco un centro di gravità permanente, che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Attenzione! Il Galaxy Express 999 è in partenza dal binario 1. Ferma su Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone, Proxima Centauri, Sirio, Vega ed Antares. Sono ammessi i viaggiatori in grado di pagarsi il biglietto tramite cambiali centenarie, traffico di organi, strozzinaggio, furti in banca o prostituzione. In quest'ultimo caso avvisatemi, soprattutto se il viaggiatore è una bella maialona, perché sono arrapato come un cane pechinese. Non si accettano invece proposte strane da parte di fregoni di ogni tipo. Grazie. L'espresso La Dazza, proveniente dalla Moca Vialetti, è venuto un po' bruciato. È meglio correggerlo con un po' di Fernet Branca. Il treno Eurocity proveniente da Amsterdam viaggia con un ritardo di 180 minuti, perché il personale viaggiante si è fumato allegramente una dozzina di canne. Si informano i viaggiatori che viaggiare senza biglietto o con biglietto non convalidato provoca una multa di importo minimo di 50 euro. Peccato che, spesso e volentieri, funzioni una sola macchina obliteratrice su 100. Si informa alla clientela che le carrozze dei treni regionali provenienti da Bergamo, via Carnate, sono talmente sudice che anche le pantegane avrebbero schifo a sedersi. Si informa alla clientela che parlare a voce alta al telefonino sui treni, specialmente la mattina presto, provoca l'incazzatura degli altri viaggiatori. Il treno regionale delle 18.50 per Lecco è stato soppresso un'altra volta.
i signori viaggiatori possono recarsi a Milano Porta Garibaldi e prendere il treno delle 19:20. Ovviamente il biglietto APM ve lo pagate voi, mica siamo stupidi. Si informa la clientela che per poter utilizzare il sottopassaggio ferroviario della stazione di Carnate nei giorni di pioggia occorre fornirsi di stivali da pescatore oppure di un canotto. Attenzione! Treno in transito al binario 3. Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Vi ho appena detto di allontanarvi dalla linea gialla del binario 3. Oh oh oh! Mi sono rotto i coglioni! Vi levate o no da quella fottuta linea gialla? Il treno regionale, proveniente da Seregno, è strapieno di gente. Per dirla alla seregnese, c'è un casino di murra. Si informano i viaggiatori che i sottopassaggi della stazione di Carnate sono stati fatti talmente col culo che ci pioverebbe dentro, anche se ci fossero 10 mesi di siccità. Attenzione! Traghetto in transito nel sottopassaggio della stazione di Carnate. Allontanarsi dalla boa gialla. Il treno Intercity Dante Alighieri è in partenza dal cammino di nostra vita. Ferma all'inferno, in purgatorio ed in paradiso. Attenzione! La persona che ha acquistato un biglietto per il treno Intercity 0001 in partenza oggi da Milano Centrale alle ore 23:25 è pregata di recarsi in biglietteria perché ha dimenticato di ritirarlo. Ma dico io, come si fa ad essere così rincoglioniti? Vabbè, ora basta sparare minchiate. Trenitalia fa il modo di impedire al cliente di comprare il biglietto. I metodi più usati sono rompere a sprangate tutte le macchinette automatiche a sorpresa durante la notte, somministrare potenti sonniferi a tutti i bigliettai di turno, allo scopo di aumentare la suspense e stimolare fenomeni diarreici, un secondo dopo la chiusura delle porte e la partenza del treno, una voce metallica sul treno annuncia: buongiorno! Ricordiamo che chi viaggia sprovvisto di biglietto è soggetto alla sanzione prevista dal regolamento. La sanzione consiste in 40 scudisciate più 10 scudisciate di guida e l'essere legato in judo in posizione a 4 di spade sul frontale della locomotiva durante tutto il viaggio. I clienti rimasti senza biglietto saranno dunque costretti a giocare a nascondino sul treno. La dinamica è la seguente. Il controllore fa la conta temporeggiando sul binario e quando sale sul treno tutti i clienti corrono a nascondersi, generalmente nei bagni, nei corridoi o nei portabagagli in alto. Una tecnica affinata è quella di mantenere la distanza dal controllore seguendo i suoi movimenti. Chi perde viene sgamato dal controllore e paga 50 euro. Vabbè. Ora basta sparare minchiate. Arrivederci ai prossimi annunci senza senso.